Riprende spero mannaggia perché dopo siamo ancora ci trovo. Col cecchio di lavando, con la banda. Ecco la mia. 15 euro. Adesso mi mandano anche a prendere sui soldi. È anche giusto. Dopo ci metti su Facebook. Ma che lo su Facebook? Sì, ma c'è anche la mamma. Ma glielo mettiamo? Glielo mettiamo? Allora. Allora, se mandai lente e mandiamo un cestino, saldami perché ne hai una più che e bisogna tirare il via. Ma lo so, ma porco, andiamo un po'. Questo qua di Gianni deve essere a lui. Sono punteggi che da di poco, da uno all'altro.
ce ne sono uno solo che passa i 400 punti, gli altri sono tutti oltre 300, con poche decine di punti da uno all'altro. Allora, per il Palio del Salano, al terzo posto c'è, al terzo posto quest'anno è arrivato Pozzi, con Salano, mi dispiace. Lui aveva scelto i suoi salami secondo lui il migliore. Ma è questo qua. Tecnico delle immagini. Grazie. Se qualcuno vuole i salami, io sono disposto a farli a domicilio, senza problemi. Qua c'è la mafia, non è regolare. O va come dice uno, altrimenti è mafia, eh? Purtroppo, ma noi siamo buoni, non ce ne interessa niente. Al secondo posto c'è il salame della Nerina. C'è Gianni, devi ritirarlo, ma quello di tua moglie è il salame. Gianni solo qualche volta glielo dà. E secondo e terzo pari merito. Il numero 8, che io non so, Gianni, scusami, Gianni, il numero 8, chi è quel signore che ha portato il salame alla fine? Quel signore lì, quello è il vincitore del premio del salame di Castellarano. Ora passiamo alla gara del pane. Il posto è arrivato, si chiama Giovanni, come si chiama? Il nostro fornaio. Quel signore che è il volontario che fa il pasticcere, faceva il pasticcere. Pietro, quindi Pietro è arrivato terzo, non c'è stasera, aveva detto che veniva. Alberto, tu come persona informata dei fatti glielo consiglierai quando vieni la prossima volta che vieni in servizio? Vieni su, da atleta, vieni su da atleta. No, uno che passa 3 giorni o 4 settimane alla Salvarola in mezzo a... invece va a Gianni. Devo dire la verità, ci sono pochi partecipanti, come pane, che sono tutti a dieta, proprio pane di su. Grazie Gianni. E al primo posto nel pane c'è quel mafioso di Pozzi. Non c'è la mafia adesso, eh? Allora, non c'è la mafia perché... Se volete il pane fatto in montagna, io vi posso fare tutti, non c'è problema. Non è che ho finito la proiezione, voglio mandarvi a casa, la festa continua, stiamo in compagnia fino a che vogliamo, grazie. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Senta, lei sta facendo la gallina, dove crede di essere? Non siamo negli Stati Uniti d'America, siamo a San Lazzaro di Savana, provincia di Bologna. Ma una festa country, professore. È una festa campestre, c'è una bella differenza tra le due cose. Antica fiera di prodotti ortofrutticoli e la canzone che ne consegue, Tenga mo il testo, mi scusi, è tutta un'altra cosa. E vedrà che è una canzone che di antichissime tradizioni folkloriche, con gesti di lampante apotropaicità e itifallicità. Ma no. Vedrà, mi segua. Credo di aver capito, inizi lei però, eh.
San Stella alla fine San Lazzaro, oi lì, oi là. A San Stella alla fine San Lazzaro, oi lì, oi là. Ai ho putte dubbi pisan, come eren bì, come eren ban. Ai ho putte dubbi pisan, come eren bì, come eren ban. Ha capito com'è il movimento? Eh? La poeticità del tutto. Vada certo, avanti. Lei ha portato due pizze ed erano molto buone. Non erano pizze, pizzoni, piccioni, volatili di colore grigio che una volta venivano consumati anche arrosto, in salmino, in umido. Adesso canto la seconda strofa, poi lei mi spiega cosa ho cantato. Bravo, vada avanti. La scelta forana raga sola, oi lì, oi là. Scelta forana raga sola, oi lì, oi là. Max Avlipi du Pisson, cumieren bi, cumieren bon. Max Avlipi du Pisson, cumieren bi, cumieren bon. Ma avevano mercato, professori? Un mercato che pare molto vietato, una cosa proibita, forse perché il giovine accetta di scambiare i piccioni con la giovinetta, ma si nasconde, vanno a scuola.